Buongiorno a tutti e bentornati qui con me. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale, grazie mille. San Valentino è la festa degli innamorati. E se non sai cosa regalare, valuta l'idea di preparare una torta facile, veloce, senza cottura, golosissima per la persona che ami. Prepariamo insieme torta baci perugina. La ricetta parte dalla base della torta stessa. In un frullatore metto i biscotti e li frullo a sabbia. Poi vado a sciogliere il burro, deve essere liquido. Lo aggiungo ai biscotti. Poi prendo la tortiera che intendo utilizzare, una tortiera a sgancio, mi raccomando, foderata sul fondo e ai lati. Verso tutti i biscotti. Vado a distribuire e a compattare bene, premendo col cucchiaio, deve diventare una base solida. Sposto in frigorifero. E ora prepariamo la crema. In una ciotola ho messo mascarpone e Philadelphia, la panna da montare fresca, la vaniglia e lo zucchero a velo. E vado a montare bene finché la crema non si addensa. Poi baci perugina che vado a tagliare grossolanamente. Unisco i baci perugina alla crema e mescolo delicatamente. Riprendo la base, verso tutta la crema. Vado a distribuire bene. Metto in frigorifero, in una ciotolina spezzetto i due cioccolati, aggiungo un paio di cucchiai di panna e faccio sciogliere al microonde. Una volta sciolto lascio intiepidire, aggiungo la granella di nocciole, e distribuisco il cioccolato. In realtà la mia torta baci perugina è già pronta, ma ora la devo far riposare in frigorifero per raffreddarsi bene. La mettiamo in frigo per un'intera giornata e poi la decoriamo. La torta ha fatto il suo riposo, possiamo togliere dallo stampo. La sposto sul piatto di portata e la vado a decorare. Un po' di granella di nocciole. Baci perugina interi e tagliati a metà. E per dare un tocco in più di colore, delle fragole tagliate a fettine in forma di cuore. La torta è pronta e ben decorata. A tutti auguro buon San Valentino!